Ciao amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi mostro la batteria aggiuntiva per il nostro Galaxy Nexus, batteria molto più spessa rispetto all'originale, come potete vedere, però che ha una capacità doppia sempre rispetto all'originale. Ringraziamo Android Shop per averci gentilmente offerto la batteria in prova. Allora, questa è la batteria da 3500 mAh, questa invece è la batteria originale, come potete vedere lo spessore è più che doppio. Insieme alla batteria inoltre viene fornita anche una cover più spessa che ha questo particolare rigonfiamento a pancia che porterà il vostro device a misurare almeno un centimetro in più rispetto all'originale. Purtroppo questo è un piccolo difetto che bisogna pagare se si vuole avere una durata della batteria superiore rispetto al normale. Allora andiamo, vi mostro come si monta la batteria. Normalmente si incastra e poi si va ad agganciare la cover che è fatta abbastanza bene, purtroppo però perdiamo la trama in rilievo della cover posteriore. Questa è la cover originale posteriore, come potete vedere aveva questa comoda trama in rilievo. Abbiamo fatto diverse prove con luminosità massima, con luminosità automatica, con 3G attivo e senza 3G attivo. Il device, il nostro Galaxy Nexus, effettivamente rimane per più tempo acceso. Prima mi svegliavo verso le 5:30 del mattino, uso intenso, verso le 4 del pomeriggio purtroppo lo smartphone si spegneva. Invece con questa batteria, sempre con uso intenso, arrivo comodamente verso le 9-10 di sera. Non ho purtroppo i 3500 mAh non permettono una durata doppia della longevità della batteria, ma almeno un 30% in più, cosa già sufficiente, già che almeno a me consente di arrivare a serata, supera le 12 ore in modalità 3G. Togliendo la modalità 3G, con la batteria normale arrivavo già a sera fino alle 9:30 di sera. Con questa batteria aggiuntiva invece arrivo comodamente anche a un giorno e mezzo, due di utilizzo, spegnendolo la notte. Vi lascio all'articolo completo su Nexus Lab, se avete domande potete utilizzare i commenti sottostanti all'articolo stesso. Ciao da Alessandro.